Partito da Pesaro, esattamente dal Maracanã Beach Sport di questa bella località delle Marche, il BPER Banca ABVC Italia Tour 2011, il circuito che toccherà ben 7 regioni, 8 tappe distribuite in 4 mesi. Il sipario dunque è calato proprio da Pesaro, dove hanno vinto nella femminile Jennifer Luca e Nicole Bertozzi alla prima volta come coppia, nel maschile la vittoria al tandem romano composto da Andrea Lupo e Tommaso Casellato. Ne parliamo insieme a Marco Negri dell'ABVC. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Gianluca, ciao a tutti, buonasera a tutti. E questa è la bellezza di questo sport, che si è in spiaggia all'aria aperta a giocare fino a quest'ora, e vediamo l'allenamento delle ragazze. Marco, veramente una bella, bellissima prima tappa composta da 36 coppie, musica, divertimento, c'è stato un grandissimo clima di entusiasmo, di voglia di tornare a giocare. Siamo tornati veramente a respirare quell'aria di sano sport, divertimento e di beach volley mania. Sì, guarda Gianluca, infatti devo confermare in pieno le tue parole perché è stato bellissimo vedere quanto entusiasmo e quanta voglia di giocare hanno avuto tutti i partecipanti, da atleti titolati fino alle persone che hanno fatto le qualifiche, le persone che hanno gestito il torneo della Beach Volley Matabele sono state veramente molto disponibili a organizzare tutto quanto insieme a noi della IBVC. Adesso qui stanno scorrendo delle immagini anche di atleti di rilievo nazionale e internazionale, che in campo questa coppia brasiliana e ucraina, quindi addirittura internazionale. E è stato bello vedere, sì, come hai detto tu, hai sottolineato benissimo i sorrisi di tutti i partecipanti e della cornice di pubblico molto molto ristretta, ovviamente legata a delle normative molto particolari in questo momento, ma nonostante questo la gente, i passanti incuriositi, e c'è stata veramente una risposta molto molto bella, positiva da parte di tutti, e quindi questo è stato stupendo da assistere e da toccare con mano e viverlo. Bellissimo. Andiamo a sentire allora le voci dei protagonisti, partendo dalla coppia maschile Lupo Casellato. Vincono la prima tappa di Pesaro, Lupo Casellato. Ragazzi, è stato un percorso netto, bello, affascinante. Si è tornati veramente alla normalità. Cosa significa per voi questa vittoria? È stato un torneo bello, divertente, organizzato benissimo. Sto imparando piano piano sempre di più dall'esperto Andrea, provo a prendere più spunti possibili da lui, provo a migliorare sempre e sono contento perché stiamo facendo bene, stiamo migliorando nei fondamentali che ci servono e al più presto ci andiamo a confrontare con le coppie più forti perché ci servirà e capiremo a che livello siamo. Andrea, il socio tuo di giornata, insomma, sta crescendo tanto. Una bella soddisfazione per te, penso che in doppia veste, no? Giocatore e poi anche persona che lo stai un po' crescendo. Allora sì, siamo partiti con l'idea di giocare insieme, l'idea mi affascinava molto perché comunque giocare con un ragazzo giovane come Tommy è sempre uno stimolo per noi vecchietti, perché noi possiamo mettere l'esperienza e possiamo trasmettere a loro qualcosa in più. Devo dire che Tommy è molto bravo perché mi sopporta nonostante tutto. Io mi trovo molto bene con lui, sia fuori che dentro al campo. E si vede che siete veramente anche una coppia unita nell'amicizia. Complimenti ragazzi, ci vediamo a Maccalese. Certamente, ovvio. Come detto Marco, abbiamo visto insomma un ragazzo che ha vinto anche delle tappe del campionato italiano, come Andrea Lupo, ha un nome sicuramente, giocare con un giovane solo 19enne, praticamente Tommaso Casellato. Insomma, tutti possono partecipare. La bellezza di questo BPER Banca e ABVC Italia Tour è che abbiamo sicuramente delle coppie di richiamo, ma che tutti possono iscriversi e possono giocare. Sì, assolutamente sì, hai fatto un bellissimo esempio, nonostante Tommy Casellato non sia proprio, non rispetta bene i canoni di un 19enne classico, in quanto lui come under ha fatto un percorso molto molto valido,
ha vinto col suo vecchio socio tantissime tappe under, ha già partecipato al campionato italiano, ha già fatto dei risultati, quindi è un 19enne molto precoce, diciamo. Però sì, la cosa bella che hai detto è da sottolineare il fatto che abbiamo come IBVC, come organizzazione, indetto anche una nuova cosa molto molto bella per quanto riguarda gli under, e che vogliamo promuovere questo sport a tutti, e che gli under possono partecipare ai nostri tornei gratuitamente. E quindi questa è una, secondo me, secondo noi della IBVC, un'ottima iniziativa per permettere di far vivere queste emozioni a tutto a tutto tondo, insomma, a 365 gradi, sia dai ragazzi giovani, sia ai giocatori esperti come Andrea Lupo, come sottoscritto, insomma. Esattamente, perché ti abbiamo visto tornare in campo e divertirti anche tu, insomma, sei il giocatore, insomma, modestia a parte, che ha svolto anche delle tappe di campione italiano sicuramente di buon livello. Ti manca un po' d'allenamento, ho visto, però a parte questo, la manualità c'è. Parte qualche campo. Esatto, esatto. Infatti bisogna mettersi sotto, perché qui non ci siamo. I giovani vanno a 2000 e noi vecchietti dobbiamo metterci sotto per stare al loro passo. Senti Marco, rimani un attimo lì, perché parlando di giovani, ce n'è una molto interessante. Sto parlando di Nicole Bertozzi, che è un fenomeno, 21 anni, ha giocato con Jennifer Luca. Andiamo a sentire. Ci siamo con le vincitrici di Pesaro, stiamo parlando di Jennifer Luca e Nicole Bertozzi. Ragazze, è nato tutto così, forse anche un po' per scommessa, della serie: che fai sabato e domenica? Ma è da Pesaro, anch'io, vabbè dai, ci troviamo lì e giochiamo insieme. E alla prima volta siete andati subito a bersaglio, insomma, veramente la prima volta giocate insieme, bella vittoria. Sì, bellissima vittoria, veramente ci siamo trovate così, gli ho scritto e ho detto: Nick, che fai questo weekend? Ah, sono libera, vabbè, perché non proviamo a fare Pesaro? E forse sono le vittorie più belle. Senti, è stata veramente una bella anche finale, l'avete rimontata sotto 1-0, avete cambiato in corso la tattica, avete avuto pazienza, calma e tranquillità. Ecco, questa è stata un po' la chiave di volta. Sì, diciamo che il primo set siamo partite forse un po' intimorite e poi siamo andate nel time out, non ci siamo neanche dette niente, più che altro è stato forse uno sguardo, ci siamo subito riaccese, abbiamo detto: come va va, noi giochiamo, esprimiamo il nostro gioco, perché almeno usciamo dal campo che siamo felici e soddisfatti. Quindi solo quello abbiamo fatto e è andata ottima bene. Prestazione, direi. E allora, insomma, vi aspettiamo alle prossime tappe come coppia. Sì, sicuramente, giochiamo con due ragazze diverse, quindi... Però non mancheremo, esatto, cercheremo di... E se capiterà, perché no, io glielo dico. Molto molto volentieri. Sono divertita un sacco, e una ragazza d'oro, quindi... La cosa è veramente reciproca. Più che volentieri. Un fenomeno. Bene, bene, complimenti. Grazie, ciao. Ciao, a Maccarese. E tutti dicono a Maccarese, perché 3-4 luglio alle porte di Roma c'è questa seconda tappa, Marco, e potranno giocare gli under, ma potranno giocare tutti, no? Anche, vabbè, no, insomma, quelli un po' diciamo allenati e i fanciulli. C'è la possibilità, ecco, di scendere in campo già dal venerdì, forse da questi under, poi insomma seguite sicuramente i social delle BVC e che vi renderanno insomma tutte le informazioni del caso, però anche questa apertura è fondamentale. Sì, assolutamente sì, e infatti abbiamo proprio dalla prima tappa di Maccarese indetto questa categoria under, che ovviamente aprirà il torneo, che quindi si giocherà il venerdì, tutta la categoria under. E per quanto riguarda poi invece il torneo, diciamo, principale, con le coppie, tutte quelle che possono partecipare, anche gli stessi under, se vogliono iscriversi e partecipare anche al campionato, quello open, possono tranquillamente giocare sabato e domenica, quindi è proprio veramente aperto a tutti. Io ti ringrazio Marco, noi dobbiamo mandare il contributo di Ceruti, che è responsabile
Bip e Banca per quanto riguarda direzione dell'Emilia Romagna, e poi dopo rimaniamo sempre in tema di beach volley con una storia un po' particolare che sicuramente saprai. Quindi ti lascio sicuramente al tuo allenamento, grazie per questo collegamento flash, magari ci ritroviamo nelle prossime settimane. Certamente, grazie mille a tutti, buona serata a tutti. Vado grazie. Grazie, ciao. Grazie a Marco Negri della IBVC. E adesso appunto possiamo mandare il contributo di Ceruti. Italia Tour ormai da anni fa rima con Viper. Viper Banca non è solo il title sponsor di questo circuito 2011, ma è un compagno di viaggio incredibile che ci sostiene a tutti i livelli. Ecco, Paolo Ceruti, per voi il volley, il beach volley ormai è diventato un affare, diciamo, di casa. Assolutamente, devo dire che il mondo dello sport e il mondo del volley in generale è sempre stato affiancato al nostro brand negli ultimi anni, in particolare a questa manifestazione di cui abbiamo visto la nascita e la crescita ormai a livello nazionale, come la presenza di Viper Banca, che è presente in ognuna delle tappe del tour. In questo momento di ripartenza ci fa particolarmente piacere essere associati a questa iniziativa. Abbiamo sentito Paolo Ceruti, responsabile della direzione regionale dell'Emilia Romagna, Viper Banca, che ha parlato ovviamente di questo tour, prima di parlare ovviamente tappa di Maccarese 3-4 luglio, però noi parliamo sempre di pallavolo e di beach volley con Chiara Fornasari. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao a tutti. Allora, la storia di Chiara è simile a quello che è successo al giocatore della Danimarca, appunto dell'europeo di calcio che si sta disputando in questi giorni. Stiamo parlando di Eriksen, che si è accasciato al suolo per un arresto cardiaco. A Chiara è successa la stessa cosa, si trovava all'impianto di Bologna, esattamente all'Active, correggimi poi se sbaglio, Chiara. E all'impianto della barca dell'Active. Ok, perfetto. E stavi giocando e ti sei sentita male. È quello che mi hanno raccontato, perché io di quella sera non ho esattamente tanti ricordi e questo, diciamo, che potrebbe confermare questa descrizione. Io ho rimosso completamente la serata, se non la giornata e i giorni precedenti. Tu ti sei svegliata praticamente in ospedale e hai detto che ci sto facendo qui. Sì, cioè in realtà anche lì i giorni post operazione, post evento sono molto incasinati, infatti non leggo neanche le chat di quei giorni perché ho scritto cose e detto cose che non so da dove mi siano uscite, interventi diversi, ho detto che dovevo operarmi all'utero, che dovevo operarmi di là, che dovevo operarmi di sopra e di sotto, allora, cioè, facciamo... non è che ci campanavo okay. Molto. Facciamo un po' di cronistoria e poi andiamo sulla parte che ci interessa più, che è la parte della tua salute, che stai comunque con il sorriso e stai bene. Stavi giocando, ti sei accasciato al suolo, adesso cardiaco. Subito sono arrivati i soccorsi, soprattutto l'intervento sì. È stato prodigioso e salvavita in questo caso da parte dell'associazione, insomma, per cui stavi giocando, di Michele e diciamo di tutti questi ragazzi. Ti hanno praticato, prima ti hanno applicato il defibrillatore, esatto, per ben due volte, esatto, e poi un massaggio cardiaco con anche delle persone che sono accorse da un impianto lì, insomma, vicino. Sì. Che insomma lavoravano in ospedale, quindi sapevano come fare. E poi è arrivato all'autolettica e ti hanno portato al Maggiore di Bologna. Esatto. Questo è quello che mi hanno perché raccontato. Cioè hai scoperto la causa perché hai avuto questo arresto cardiaco e per due volte ti hanno dovuto applicare il defibrillatore? Allora, io ho sempre sofferto di una malattia cardiaca genetica, che appunto aveva mia nonna, a mia madre, diciamo che ho sempre saputo di avere io, anche perché essendo genetica i dottori mi hanno sempre fatto più domande, mi hanno fatto sempre fare più esami, oltre elettrocardiogrammi, ne ho fatti parecchi, soprattutto finché giocavo a pallavolo. A un certo punto a pallavolo non si sono più fidati di farmi giocare e ho iniziato quindi a giocare in amatoriale, ad andare a giocare a beach volley con gli amici quando capitava, ho iniziato a giocare anche un po' a tennis, corso principianti base, per cercare di tenermi appunto in movimento, perché il mio problema cardiaco c'è,
ma non devo mai stare ferma. Cioè, il mio problema cardiaco esiste, ma è un problema che se rimango ferma c'è e c'è tanto, nel senso che se non ho una preparazione fisica, diciamo, tra virgolette, un minimo adeguata, Devi faccio essere sicuramente allenata. fatica Mi dicevi a praticare. Esatto. anche oggi pomeriggio che il Covid ti ha causato comunque anche questa mancanza di allenamento. Penso, cioè, non ho mai, il problema è sempre stato lì. Io ho sempre fatto tutto secondo le regole che mi hanno dato i dottori, non sono mai andata a strafare, a fare questa attività di endurance, che è quella che devo evitare, che è cercare, cioè, tenere il cuore sopra un tot di battiti per un tempo troppo prolungato. Sono sempre cercata di, ho sempre seguito le indicazioni dei dottori, però con sta storia del Covid, che non potevo andare ad allenarmi con l'amatoriale, non sono potuta andare ad allenarmi con il tennis, beach neanche, anche perché il beach comunque è un carico maggiore per il cuore, infatti l'ho sempre fatto. Perché c'hai anche uno sforzo fisico maggiore nello spostamento sulla sabbia. Esatto. Esattamente, sono sempre, però ho sempre seguito tutte le regole che mi sono sempre state date. E quindi sì, sono abbastanza convinta che il Covid, diciamo, non abbia aiutato a tenere questa preparazione fisica che avrei dovuto tenere. Poi, appena si è potuto, ho riniziato, però il danno forse era già Certo. fatto, chi lo sa. Senti, sei stata operata, mi hai detto, e Sì, adesso esattamente. sei a casa sotto osservazione, a riposo. Sono a casa sotto osservazione, non mi lasciano mai da sola, anche perché ho una stanchezza addosso molto grande, cioè faccio semplicemente 500 metri a piedi e torno che sono veramente sfatta e disfatta. Quindi Stanchi subito. ovviamente, esatto, la famiglia non vuole lasciarmi troppo da sola, appunto Fanno perché non bene. vuole. Voglio dire, Esattamente. questo sorriso bellissimo deve continuare, quindi insomma a splendere. Senti Chiara, ti senti un po' rinata? Un po' rinata? Se mi sento nuova, sì. Se mi devo abituare, assolutamente sì, anche perché ho ancora il defibrillatore da poco e certe mosse ancora mi danno fastidio, mi devono ancora togliere i punti. Poi ho una canula appunto che si collega al cuore, diciamo che la sento ancora, cioè mi devo abituare a questa nuova Vita. posizione strana. Però mi sento diversa? Sì, mi devo abituare. Mi devo abituare. Senti, qual è il Viviamo. messaggio più bello che hai ricevuto e cosa ti senti di dire a chi ti ha soccorso e ti ha salvato la vita? E, Allora, innanzitutto ti. scusami, e santo defibrillatore Esatto. chi ha Ovviamente. imposto anche i defibrillatori nelle Nei centri palestre, sportivi. vai. Allora, innanzitutto la mia famiglia è così tanto grata della situazione che i miei si sono disposti a comprare nuovi defibrillatori per ad esempio la parrocchia dove abbiamo comunque un tot di campi sportivi e questo è un problema che diciamo non era mai sorto fino al mio caso. Un altro mi sembra che vada all'Active Beach proprio per ringraziarli del soccorso perché Michele è stato fantastico, io Michele non me lo Bennato, che ricordo, ringraziamo. esatto, io non me lo ricordo. E se mi facessero vedere la foto, non lo cioè nel senso incontrarlo per strada non lo riconoscerei, però è tipo stato il mio eroe insieme agli altri ragazzi dell'Active che erano lì presenti, quindi li ringrazio tantissimo. Poi ho avuto tantissimo supporto anche in ospedale, anche da casa, tutti gli amici che l'hanno saputo e l'articolo ha aiutato a far conoscere molto la mia storia, di questo sono anche grata ai giornalisti perché diciamo non è da tutti i giorni che qualcuno cada sul campo, stia lì per morire e venga riportato in vita grazie a una preparazione e a un soccorso molto repentino. Motivo della, diciamo, gioia della mia situazione. Io sono contenta, sono a casa, sto bene, anzi, a quanto pare mi sono rimessa più in fretta di quello che si Mi dicevi che aspettavano i all'ospedale di dottori. Bologna ti conoscono tutti, tu non conosci ovviamente molti di loro, però Esatto. ovviamente la tua storia ha fatto sicuramente il giro di tutto l'ospedale. Ah, guarda, lì mia nonna, essendo un problema genetico femminile, il cognome cambia di generazione in generazione, ma il cognome di mia nonna e il nome di mia nonna lì dentro era conosciuto da Ah, tutti ecco, ok. perfettamente. Sì, anche Senti, come ti perché. immagini adesso la tua vita normale e poi hai già pensato magari a una vita, diciamo, sportiva, nei canoni sempre di quel Esatto. range
battiti cardiaci. Io sì, voglio ritornare ovviamente a fare sport. Non so adesso come, ovviamente dovrò aspettare innanzitutto l'ok dei medici e dei dottori, ma anche quest'estate che stavo pensando di andare su a Fanano a farmi dei giri, ad esempio al Lago Scaffaiolo, non so se l'avete mai sentito nominare. Cioè, mi fa paura, devo dire che mi fa paura perché ancora non so come risponderà il mio corpo e quindi me la di sicuro prenderò con molta calma. Tu Con ne hai tanta calma. 24 però di anni, Sì, quindi esatto. hai tutta una vita davanti per poterci andare, quindi magari fai i passi Esatto, giusti. Qui. Però infatti. questo sorriso e questa faccia io penso che siano assolutamente un inno alla gioia, un inno alla vita ed è bellissimo, non lo perdere mai, veramente. Ah, Perché sono al di là... famosa per questo inno alla gioia, per sorridere sempre anche nell'avversità, quindi speriamo, incrociamo le dita. Chiara, io ti ringrazio, magari ci sentiamo nelle prossime settimane, così ci racconterai ancora una volta come sarà la tua vita, come è andato, insomma, anche il post-operatorio che è da qualche giorno. Quindi ti ringraziamo anche per la tua disponibilità, perché veramente sei un bello spot, non sportivo, ma alla vita proprio. Speriamo. Allora Grazie, un ci abbraccio sentiamo. grande, in bocca al lupo. A Chiara Crepi. Fornasari. Ciao, Crepi. ciao, ciao, è stato un piacere. Ciao, a Ciao Chiara. presto. Bene, veramente una testimonianza bellissima di come lo sport possa aiutare, ma veramente, e come si può tornare anche a una vita normale, si possa fare sport a tutti i livelli, ha detto anche Chiara, e vorrò continuare a fare sport, quindi sport. Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Io saluto e ringrazio Manuel Mazzei in cabina di regia. Per quanto mi riguarda, domani Cicco Me Calcio e poi giovedì di nuovo Sporting Club. Da Gianluca Scalata è tutto. Ciao!